Ci troviamo al Paladino Pizza per la finale di questo scudetto calcio a 5, Italservice contro Meta Catania, una partita che è partita, scusate la ripetizione, con quasi due ore di ritardo. C'è stato un problema tecnico, un cortocircuito che ha impedito l'inizio previsto questa sera alle ore 21. Chi vincerà lo scudetto non si sa, i giocatori sono in campo, sono agguerriti più che mai per cercare di portare a casa appunto questo ambito scudetto. Lunedì sera il ritorno e si decreterà finalmente il vincitore. Per la squadra di calcio a 5 pesarese la gara è stata scoppiettante già dai primi minuti di gioco, grazie alla prima rete segnata da Marcelinho e al rapido raddoppio firmato Onorio. Il risultato parziale del match, con il vantaggio per 2-0 dei biancorossi, è proseguito senza variazioni fino all'intervallo. L'Italservice è poi tornata a scatenarsi nella ripresa. Le tre reti di Borruto, abbinate ad un altro gol di Marcelinho e al pallonetto di Miarelli, hanno lanciato i biancorossi fino al punteggio finale di 7-1. Risultato che permette ai ragazzi, guidati da mister Colini, di mettere una seria ipoteca sulla finale scudetto. In attesa della gara di ritorno, in programma questa sera, sempre al Paladino Pizza. È stata una serata meravigliosa, peccato l'inizio con un po' di trambusto perché purtroppo è saltata la luce per motivi vari che ancora bene non abbiamo capito, ma sembra che sia stato un problema qui nella zona e quindi la partita è iniziata con praticamente due ore di ritardo alle 11 e mezzo, però ecco, siamo contenti, siamo contentissimi, soddisfatti perché comunque abbiamo fatto una bellissima partita, onore al Meta che comunque è sempre stato in partita fino alla fine e abbiamo fatto un passo importante per lo scudetto, domani avremo il ritorno, se riusciamo a portare a casa anche il ritorno, l'ultima partita saremo campioni d'Italia e quindi quest'anno saremo una grande soddisfazione, però ancora è presto per parlare perché domani sarà tutta un'altra partita, suppongo. È stata una prestazione favolosa di tutta la squadra, cioè, siamo caricati ma troppo per questa partita, per quello quando è successo il casino ci siamo detti tra di noi no, dobbiamo giocare anche se sia a mezzanotte, a luna, non ci frega niente perché noi eravamo pronti per questa partita e assolutamente non volevamo spostare la partita, quindi abbiamo dimostrato in campo che era la giornata giusta per fare questa partita. È la mia prima doppietta dopo i miei gemellini, quindi dedico a loro Cristiano e Beatrice che infatti scherzando con mio fratello ha detto se oggi riesco a fare due gol saranno per loro, perché dopo tutto quello che hanno passato loro sono due guerrieri, quindi dedico alla mia famiglia e ai miei gemellini questi gol e al Pesaro che questi giocatori prima di essere giocatori sono uomini e la società che è sempre stata dalla nostra parte.